Parco Nazionale di Koh Lanta. Ciao, oggi voglio portarvi alla scoperta di questo parco che si trova nell'area, nella regione più meridionale di questa bellissima isola. E siamo arrivati all'ingresso, qui questo ingresso si può raggiungere facilmente con un motorino che potete noleggiare. Questo è il checkpoint dove vi dovete fermare per pagare la tassa d'ingresso, che è di 200 baht per adulti, 100 baht per i bambini e 20 baht se intendete poi scendere con il vostro motorino. Quindi andiamo a fare il check-in, andiamo a pagare anche noi l'ingresso e poi andiamo a vedere quali sorprese ci riserva questo parco nazionale. Ci stiamo addentrando all'interno del Parco Nazionale di Koh Lanta a bordo dello scooter noleggiato. Mi raccomando, andate molto piano perché la strada è decisamente ripida. Siamo all'interno del Parco Nazionale. È pieno di scimmie anche qui e qui in questa pozza d'acqua c'è un grande varano con una scimmia che lo segue. Aspettate che ci avviciniamo. È gigantesco. Sembra che la scimmia lo segua a passetto. Guardate le scimmie che ci sono in questo albero. Questa è la prima spiaggia, in lontananza vedete anche il faro che si incontra entrando nel cuore del Parco Nazionale di Koh Lanta e poi si segue un sentiero attraverso il parco che fa un giro ad anello di circa 2 chilometri che poi riconduce all'ingresso. Questo cartello posto all'ingresso del sentiero vi spiega qual è il percorso da seguire, vi dice che è approssimativamente lungo 1 chilometro e 725 metri, che per la visita complessivamente ci potrebbero volere, prendendosela molto comoda, circa 2 ore. E poi vi fa vedere le specie arboree che si incontreranno durante il percorso. Sto camminando lungo il sentiero, è ben pavimentato per cui potete percorrerlo anche in infradito. Sono praticamente immerso nella vegetazione tropicale lussureggiante. Sotto di me il mare che a malapena si intravede. Vediamo da questo punto se si vede meglio. Forse c'è un varco fra la vegetazione. Eccolo. Vedete la spiaggia in lontananza,
là sopra la collinetta, lo scoglio, si intravede il faro. Continuiamo a camminare. Il sentiero si addentra sempre di più nella foresta tropicale. È abbastanza faticoso, ma quantomeno è ombreggiato e si sta molto bene sotto questo intreccio di alberi. Alcuni sono altissimi, guardate questo. Qui incontriamo un ponte che non è più un ponte, praticamente sopra è vuoto, fortunatamente c'è un sentiero per bypassarlo. Questo è quello che rimane del ponte. Qui c'è un altro ponte che questa volta può essere utilizzato. Probabilmente nella stagione delle piogge questi fossati si riempiono d'acqua. Vedete come scende verso il mare. Allora, stiamo tornando alla civiltà. Abbiamo percorso completamente il sentiero che attraversa il Parco Nazionale di Koh Lanta. Nonostante il cartello posto all'ingresso indicasse un tempo di percorrenza di 2 ore, l'abbiamo percorso in poco più di una. Ne valsa la pena, è una camminata alla portata di tutti, praticamente immersi nella foresta. Qui siamo tornati sulla strada principale, non è un vero e proprio percorso ad anello, in quanto non si ritorna esattamente nel punto in cui si è cominciata la camminata, ma leggermente più a monte. Praticamente alla biglietteria d'ingresso al parco. Quindi, se siete scesi con il motorino, vi ricordate all'inizio del filmato, poi dovete rifare questi 200-300 metri in discesa per tornare al parcheggio dove il motorino vi è stato fatto lasciare. È stata una piacevolissima passeggiata. Siamo Parco Nazionale di Koh Lanta. Un saluto a tutti per questo video, continuate a seguirmi nel mio canale YouTube o nel mio sito accompagnatoreturistico.net. Ciao!